Ottava vittoria in 10 partite al Comunale Arezzo contro una Carrarese disposta in campo in maniera attendistica con 5 centrocampisti e un solo attaccante. L'Arezzo si schiera col consueto 4-2-3-1 con Erpen dietro a Polidori, e Bearzotti e Corradi sugli esterni. Carrarese che prova inizialmente con una tattica di pressione sull'Arezzo stesso, soprattutto in fase di costruzione, ma lascia molti spazi, come vediamo da queste immagini, ai centrocampisti e ai trequartisti dell'Arezzo stesso. Quindi decide di cambiare tattica, di aspettare l'Arezzo nella prima metà campo in maniera molto prudente, quindi lasciando pochi spazi al palleggio Arezzo, che comunque sia fluido e che porta un buon possesso nella zona mediana del campo. Vediamo come la Carrarese va a raddoppiare ogni spazio all'Arezzo, non consentendo manovra facile, ma Arezzo mantiene un buon possesso e riesce ad arrivare sugli esterni e dare difficoltà alla squadra avversaria, che è costretta solamente a subire la partita. E l'Arezzo continua a premere, continua a fare delle ottime azioni dal punto di vista tecnico. Vediamo qui come Erpen innesca l'azione sulla destra, il cross in mezzo, il tentativo di rovesciata da parte di Foglia, bellissimo. Qui c'è il gesto tecnico bello della partita con il tunnel di Erpen a Rampi, il cross per Polidori, la palla appena deviata dal difensore non consente la conclusione vincente da parte di Polidori stesso. Ancora un'azione sulla destra con un ottimo Erpen che va in sovrapposizione e mette la palla dietro per la corrente Corradi, che conclude, ma c'è l'ottima parata di Corsini. Un fulmine a ciel sereno, il gol della Carrarese con la sponda di Miracoli per Del Nero, che favorisce l'inserimento dell'interno sinistro Foglio, molto fastidioso, molto veloce, va dentro, non contratto bene da De Feudis, ma forse in circostanza Solini deve essere più vicino all'altro centrale. La circostanza si ripete anche in questo caso, l'inserimento della mezzala non è preso ancora da De Feudis, forse posto deve essere contratto da Solini stesso. In questo contesto la Carrarese non riesce ad andare al tiro. Qui c'è il doppio cambio, il quale mi congratulo con Mister Sottili, che l'ha fatto al momento giusto, mettendo due campioni del calibro di Moscardelli e Yanga a rientro, voglioso, forte. Yanga veramente fattore per questa categoria, porta a spasso l'intera difesa avversaria e consente in questo caso con un altro inserimento la sforbiciata, biglietto a visita di Moscardelli. Ancora Yanga che si porta a spasso tre difensori, lascia spazio a De Feudis che della posizione non cerca l'assist questa volta, ma il tiro di poco fuori. Ancora in questo caso c'è l'inserimento di Corradi, lo scarico ancora per Yanga, una difesa che stringe molto, stringe troppo, probabilmente la tattica che Mister Sottili conosce. Infatti vediamo anche in questo caso non si cerca il tiro, ma si cerca il giocatore esterno sul secondo palo, sarà una costante e sarà quello che porterà i due gol. Vediamo questa azione insistita da parte dell'Arezzo, lo scarico e a occhi chiusi De Feudis cerca la palla sopra oltre l'esterno sinistro della Carrarese. Qui fa una cosa Muscardelli di altra categoria, come di altra categoria la voglia con cui va a prendere il pallone, lo porta a centrocampo perché sa che è una partita da vincere. Qui c'è l'unico errore del secondo tempo da parte della difesa, sul piazzato battuto benissimo da Del Nero, Sabatino scappa troppo presto e non copre la traiettoria esterna e si rischia di rimettere in gioco una Carrarese che effettivamente non meritava assolutamente questo gol. E ancora stessa giocata da parte di De Feudis, palla cercata sul secondo palo e qui ancora chapeau a Moscardelli, che giustamente questa volta esulta perché ha fatto una cosa grandissima, ripagando l'espulsione con la Viterbese e dando tre punti fondamentali all'Arezzo in una giornata non semplicissima.